Bene, adesso vado velocemente a indicare il programma che inizia con, adesso velocemente lo percorriamo, poi presenterò meglio le personalità. Comunque avremo adesso una lectio magistralis del cardinale Willem Eijk, poi seguirà una tavola rotonda, il valore di un'enciclica, 50 anni di resistenze, con Monsignor Livio Melina, il dottor Renzo Puccetti, padre Giorgio Carbone, il dottor Massimo Gandolfini. Quindi ci sarà un breve spazio, vediamo se riusciamo perché già siamo un po' in ritardo, a ricavarlo, un breve spazio per le domande. Per le domande il meccanismo è tale per cui ci saranno avete dei fogli nelle vostre cartelle, se avete delle domande potete scriverle lì, verranno raccolte in sala e dopodiché ovviamente se ne farà una selezione e alcune saranno poste agli interlocutori. Prima di iniziare vorrei però riservare un brevissimo saluto anche a Sua Eccellenza Monsignor Carlo Maria Viganò, ex nunzio negli Stati Uniti della Chiesa Cattolica. Un applauso, grazie. Bene, il cardinale Willem Eijk è arcivescovo di Utrecht in Olanda, è stato presidente della Conferenza Episcopale dei Paesi Bassi dal 2011 al 2016, creato cardinale da Benedetto XVI nel 2012, laureato in medicina e chirurgia ad Amsterdam nel 1978, è entrato in seminario nel 1980, ordinato sacerdote nel 1985, consegue poi un dottorato in bioetica medica e un dottorato in filosofia presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino. Aggiungo solo un episodio personale che ho già raccontato al cardinale poco fa. Mi ha sempre parlato di lui un cardinale a cui io ho voluto molto bene perché sono di Bologna, il cardinale Carlo Caffarra, qui vi chiedo un applauso. E il cardinale Caffarra mi ha sempre ricordato tra i suoi studenti quel medico che sta in Olanda, come diceva lui con questa voce, che è il cardinale Willem Eijk. Invito il cardinale Eijk a salire sul palco. Il titolo della sua relazione è significativo, Umane vite, la verità che risplende. La parola al cardinale. Grazie dell'invito, sono con piacere fra di voi. Quasi non sarei stato qui a causa di un sabotaggio da parte italiana, perché c'era uno sciopero qui, sono andato a Eindhoven, un'ora e 15 minuti dal mio arcivescovado, e qui mi hanno comunicato che il volo era stato cancellato, allora sono dovuto ritornare, ma grazie alla Divina Provvidenza, grazie alla mia segretaria, ma anche grazie a voi, alla vostra compagnia aereo italiano, all'Italia, ho avuto la possibilità di andare a Brescia lo stesso, benché un po' tardi da Amsterdam. Allora sono molto lieto di essere fra di voi per questo convegno così importante. E voi mi avete dato, e sono fortunato, un soggetto, un argomento molto facile, l'umane vite, la verità che risplende. Signori e signore, il 25 luglio 1968 il Papa Paolo VI ha pubblicato la sua lettera enciclica
umane vite. Contro ogni aspettazione, lui manteneva in questa la tradizione romana cattolica che rigetta decisamente la contraccezione come mezzo per il controllo della nascita. Sia i medi non cattolici, sia quelli cattolici hanno reagito arrabbiatissimi. Vedo ancora mio padre Menonita, molto indignato, che stava presso il camino con il giornale nella mano. E questo giornale qualificava l'enciclica come un testo senza amore. E mio padre condivideva completamente quella qualificazione. Tuttavia, quella indignazione era pure presente, purtroppo, fra i cattolici. Anche altrove nel mondo occidentale si è reagito furibondamente. Molte conferenze episcopali intere si sono opposte all'enciclica e molti preti e la maggior parte dei laici hanno fatto lo stesso. Le reazioni furiose sull'enciclica hanno intimidato Paolo VI immensamente. Lui era talmente intimidito da non aver pubblicato più mai una enciclica. D'altronde lui ha pubblicato non di meno una serie di documenti importantissimi, fra i quali la esortazione apostolica Evangelii Nuntiando nel 1975 sull'evangelizzazione cattolica nel mondo contemporaneo. Signore e signori, un mezzo secolo dopo la pubblicazione di Umane Vite, la tempesta si è calmata. Per alcuni decenni Paolo VI era un po' un papa dimenticato, trovandosi fra due papi grandi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Tuttavia, piano piano si può osservare che la stima per lui sta crescendo. Lui è visto in un certo senso come un martire, poiché lui ha dovuto concludere il Concilio Vaticano II sotto delle circostanze difficili e effettuare le decisioni di questo Concilio in un modo buono, in cui ha contratto, come sapete, una opposizione veemente sia della sinistra sia della destra. Questo impegno di Paolo VI per concludere in modo buono il Concilio esigono ogni rispetto. Quando fu beatificato il 19 ottobre 2014, in occasione della conclusione del primo sinodo dei due sulla famiglia, iniziati da Papa Francesco, quella stima poteva essere percepita. Nello stesso tempo la sua enciclica Umane Vite è stata riconosciuta attraverso gli anni da parecchi, non tutti purtroppo, come un documento di fatto profetico che contiene una verità che risplende anche oggi. E i detti dei profeti dell'Antico Testamento non erano nel loro tempo per la maggior parte della gente pietri d'inciampo, e questo non concerneva altrettanto per i detti di Gesù durante la sua vita terrena e quelli degli Apostoli nel Nuovo Testamento, e non li sono ancora, pur contenendo una verità
che risplende. Signore e signori, benché la discussione sul controllo della nascita fosse in genere abbastanza nuova fra la maggior parte dei cattolici negli anni 60, nel secolo scorso, fuori dalla Chiesa, il dibattito su di essa è cominciato nel XIX secolo. Il demografo, economo e prete anglicano Thomas Malthus, dal 1805 professore di economia all'Università di Cambridge, ha osservato già alla fine del Settecento che la crescita della produzione di nutrimento era più lenta di quella della crescita della popolazione nel suo tempo. E che cosa ha proposto? La sua proposta per creare un bilancio fra ambidue era l'applicazione del controllo della nascita, ma non per mezzo della contraccezione, che era per lui qualcosa che violava la dignità umana. Un mezzo positivo per il controllo della nascita era per lui che la gente applicasse la temperanza morale, il moral restraint, e si sposasse più tardi nella vita, una volta avendo i mezzi finanziari per garantire il sostentamento a una famiglia. E per questo loro avrebbero meno figli. Prima del matrimonio dovrebbero vivere strettamente come celibi. Malthus raccomandava pure l'educazione per realizzare questo. Inoltre, vedevo un mezzo anche per il controllo della nascita, del miglioramento delle condizioni di vita delle classi più basse, perché l'esperienza generale mostrava già in quel tempo che la gente si sposasse più tardi, quando le loro condizioni di vita furono migliorate, e fosse più in grado di moderarsi sessualmente, avesse anche per questo meno figli. La storia ha mostrato che lui aveva ragione. Ma, signori e signore, il neo-malthusianismo che ha perso nel secondo quarto dell'Ottocento tentava di mettere in prassi, sì, le idee di Malthus, ma provocava l'uso dei contraccettivi, al contrario di Malthus stesso. Un rappresentativo importante di questo movimento era in Olanda Jan Rutgers, nato nel 1850, che era prima un pastore protestante, ma è diventato più tardi un medico dopo una crisi personale di fede. Come medico, particolarmente in collaborazione con la sua seconda moglie, promuoveva la contraccezione, considerata da lui come una liberazione dell'essere umano moderno da una moralità non naturale. Verso la fine del XIX secolo ha cominciato di tenere orari di consultazione per dare informazioni sulla contraccezione, come aveva fatto già prima la prima donna medica in Olanda, Aletta Jacobs, già negli anni Ottanta dello stesso secolo, in un quartiere povero a Amsterdam chiamato il Jordaan. Lui argomentava in favore di una proibizione di mettere al mondo dei figli per la gente che viveva in delle circostanze bisognose. Inoltre
considerava la limitazione della nascita come un mezzo per migliorare la razza umana e per realizzare un progresso medico e cienico e per realizzare un progresso culturale. Nel suo tempo c'era una forte tendenza di vedere la povertà, la dipsomania e il comportamento criminale o asociale come conseguenze di una disposizione genetica sfavorevole. Signore e signori, fra i membri della Chiesa protestante l'applicazione della contraccezione acquistava perciò molto terreno e le famiglie diventavano rapidamente più piccole. E la Chiesa anglicana era la prima Chiesa da offrire un'apertura all'applicazione della contraccezione. I vescovi anglicani hanno dichiarato durante la Lambeth Conference del 1930 che sì, l'astinenza totale di rapporto sessuale è il primo mezzo per il controllo della nascita, ma a parte questo, loro consideravano l'uso della contraccezione da giustificare quando una obbligazione morale era sentita chiaramente di limitare l'ampliamento della famiglia e c'era motivo sano di evitare l'astinenza totale di rapporti sessuali. I vescovi anglicani mantenevano, come la tradizione cristiana, che la procreazione era il primo fine del matrimonio, ma pure che i rapporti sessuali, per rafforzare il legame di amore fra gli sposi, era un valore in se stesso. La conferenza, e quoto adesso, riconosce che il rapporto sessuale fra il marito e la moglie, come la consumazione del matrimonio, ha un valore in sé dentro questo sacramento e che perciò l'amore coniugato è rafforzato e il suo carattere intensificato. I vescovi anglicani, pur riconoscendo che la procreazione sia il primato, fine primario del matrimonio, pensavano che questo fine deve cedere alle volte al fine secondario del matrimonio, nei loro occhi, il rafforzare l'amore coniugale mediante rapporti sessuali, nel quale caso l'uso di contraccettivi sarebbe moralmente giustificabile. Quando una obbligazione morale esisteva per prevenire l'ampliamento della famiglia. In questo modo l'esito, alla volta, secondo i vescovi anglicani, agli sposi di avere rapporti sessuali per rafforzare il loro legame di amore, mentre prevenendo la procreazione mediante contraccettivi. Ma, signore e signori, Papa Pio XI non ha dormito in quell'anno, ha reagito ancora a Capodanno dello stesso 1930, dal punto di vista dei vescovi anglicani, nella sua famosa enciclica Casti Connubii. In questa dichiarava che la procreazione, l'educazione umana a quella religiosa incluse, è il primo fine del matrimonio. E siccome la procreazione è il primo fine del matrimonio, l'uso dei contraccettivi per lo scopo di prevenire è un male intrinseco
secondo Pio XI. Quoto di lui: e poiché l'atto dei coniugi è di sua propria natura diretto alla generazione della prole, coloro che nel usarne lo rendono studiosamente incapace di questo effetto operano contro natura e compiono un'azione turpe e intrinsecamente disonesta. Papa Pio XII diceva lo stesso in un'allocazione nel 1958 in occasione dell'introduzione della contraccezione ormonale. I mezzi contraccettivi sono stati provati prima a Porto Rico, in quegli stati in via di sviluppo si poteva provare se questi mezzi non avessero troppi effetti collaterali. Però in questa allocazione affermava che la sovrappopolazione del mondo, contro la quale si avvertiva frequentemente in quel tempo, non era un motivo valido per giustificare l'uso di mezzi illeciti per il controllo delle nascite. In Giovanni XXIII, considerato progressista, ma lui non era un progressista, l'ha ripetuto nella sua enciclica Matre Magistra, in cui affermava che la disproporzione fra la crescita della popolazione e l'approvvigionamento non dovesse essere risolta mediante quei mezzi contro ragione, cioè per fini che non sono quelli che rispondono alla nuova natura sociale, ai piani della provvidenza, cioè non con i contraccettivi, ma si deve fare naturalmente qualcosa migliorando la produzione di alimenti e tentando di migliorare l'organizzazione economiche e sociali e anche la situazione politica in molti paesi che non garantiscano delle condizioni di vita proporzionate alla crescita della popolazione. Lo era Giovanni XXIII che ha istituito la Pontificia Commissione per studiare i problemi del controllo delle nascite. All'inizio la commissione contava 6 persone, ma Paolo VI ha esteso questo fino a 75 membri. Il compito della commissione era di studiare gli aspetti etici del controllo delle nascite. Signori e signore, le famiglie cattoliche in genere rimanevano assiduamente grandi fino alla fine degli anni 50, poiché la maggior parte dei cattolici restava fedele alla tradizione e all'insegnamento della Chiesa riguardante la contraccezione fino alla fine degli anni 50. Siccome le famiglie fra parecchie denominazioni protestanti e in gruppi secolari diventavano molto più piccole dalla fine del XIX secolo, la percentuale di questi diventava molto più bassa alla fine dell'Ottocento e nel corso del secolo scorso, mentre la percentuale dei cattolici aumentava. A Paesi Bassi, una volta una nazione protestante, la percentuale dei romani cattolici aumentava fino a più di 40% negli anni 50. Tuttavia,
la disponibilità della contraccezione ormonale avrebbe cambiato questo rapidamente. Molti preti, frequentemente consultati dai laici sul controllo della nascita, si sentivano incerti riguardo alla domanda se la contraccezione ormonale fosse moralmente accettabile o meno. I rapporti nei mass media sul secondo Concilio Vaticano II davano incinto alle aspettazioni alte ma false riguardanti i possibili cambiamenti della dottrina della Chiesa che il Concilio avrebbe portato, forse anche riguardo alla questione della contraccezione. E questa confusione nei Paesi Bassi è stata rafforzata da una allocazione tenuta da uno dei vescovi olandesi, quello di Den Bosch, il Monsignor Beckers, in un programma televisivo molto popolare il sabato 21 marzo 1963. In questo ha detto che una decisione su un ampliamento della famiglia era una questione di coscienza per i genitori, dalla quale a nessuno è lecito occuparsi, nemmeno il prete. Più tardi ha aggiunto che si tratta di una coscienza ben formata per la critica di altri vescovi, fra cui il cardinale Alfrink, l'arcivescovo di Utrecht, che aveva né informato né consultato prima. Ma molti cattolici vedevano in questa allocuzione una giustificazione dell'uso della pillola contraccettiva appena apparsa sul mercato. Tuttavia, il problema più importante era che nel momento in cui la contraccezione ormonale fu lanciata nel mercato, una delle crisi di fede più profonde nella storia della Chiesa stava per scoppiare. Già nella seconda metà degli anni 40 diventava chiaro che i legami dei cattolici con la Chiesa, almeno nei Paesi Bassi, stavano indebolendo e si poggiavano più sul loro sentirsi parte della Chiesa come una comunità sociale che sulla loro fede nel contenuto della dottrina della Chiesa. E a questa si aggiungevano ancora i cambiamenti culturali rapidissimi degli anni 60 del secolo scorso. La prosperità raggiungeva in modo rapidissimo un livello senza precedenti nella storia. La gente disponeva di colpo di mezzi finanziari sufficienti per cui potevano vivere abbastanza indipendentemente l'uno dall'altro e facevano pure questo. La società diventava individualista e più tardi, dal momento in cui i medi sociali venivano adoperati, perfino iperindividualista. E di conseguenza la coesione sociale era indebolita molto presto e questo processo non è passato avanti la porta della Chiesa, come sappiamo tutti molto bene. Mentre il contenuto della fede non era già il cemento della Chiesa, adesso anche i legami sociali con la comunità della fede non erano più tanto forti. In questa cultura individualista, l'individuo non ha solo il diritto, ma perfino l'obbligo di distinguersi dagli altri
riguardo alla sua filosofia di vita, le sue idee religiose, i valori etici che deve determinare per se stesso. Difatti, la maggior parte della gente segue i mass media, i media sociali e il mondo della pubblicità, senza esserne consapevoli. L'individuo non è perciò davvero autonomo, ma si tratta del sentimento di essere autonomi ed essere se stessi. Nel quadro di questa cultura individualista è praticamente inconcepibile che delle norme, pur proposte dalla Chiesa per molti secoli, fra cui quella sulla contraccezione, sarebbero sempre ovunque valide senza eccezioni. Questo implica che sono delle norme assolute che proibiscono un atto intrinsecamente cattivo. Nella cultura odierna descritta, la gente non può capire che un atto potesse essere intrinsecamente cattivo e perciò non deve essere compiuto mai. E che questo è così perché un creatore, creando l'essere umano e con lui il matrimonio e la sessualità umana, l'ha stabilito in questo modo per tutti i secoli. Ciò che è completamente incomprensibile per questa cultura è che un leader più alto nella Chiesa, come il Papa, non perché scelto democraticamente, ma che guidato da uno Spirito Santo potesse spiegare e proporre questo ordine della creazione e le norme morali che ne derivano con autorità. Signori e signore, le rivoluzioni fra i studenti del 1968 erano al massimo un sintomo di questi sviluppi culturali. Fra tutta la generazione si poteva osservare una mentalità ribelle, benché più fra i giovani che fra gli più anziani. Tuttavia, era significante che Paolo VI ha pubblicato la sua enciclica Humanae Vitae esattamente in quell'anno. Si potrebbe quasi dire lui non potrebbe aver scelto un momento peggiore. Già prima, durante il Concilio Vaticano II, vi appare un disaccordo fra i vescovi sulla questione della contraccezione. Questa era per il Papa un motivo per riservarsi di questa questione e farlo prima studiare dalla Pontificia Commissione sul controllo della nascita istituita dal suo successore. Tuttavia, esattamente questa commissione, perché non in grado di raggiungere un accordo, avrebbe imbarazzato Paolo VI molto e gli avrebbe presentato, perché non hanno raggiunto un accordo, e hanno presentato due rapporti con conclusioni ben differenti. Il vicepresidente, il cardinale Döpfner, l'arcivescovo di München Freising in Germania, ha presentato un rapporto maggioritario firmato da 64 membri. In questo i mezzi artificiali per il controllo della nascita non erano qualificati come un male intrinseco.
Il giudizio sul loro uso dovrebbe essere lasciato agli sposi. Al contrario, il presidente, il famoso cardinale Ottaviani, ha presentato un rapporto minoritario, firmato a parte da lui, da soltanto tre altri membri, preti della Commissione. La minorità era dell'opinione che la Chiesa dovesse mantenere la sua dottrina tradizionale sulla contraccezione. Ambidue i rapporti erano, si poteva aspettare già questo, erano trapelati ai mass media e pubblicati. Il rapporto maggioritario nutriva l'aspettazione che un cambiamento della dottrina della Chiesa in questo campo fosse imminente. Molti cattolici prendevano perciò conoscenza con orrore che Paolo VI manteneva nella sua enciclica Umanae Vitae ciò che la Chiesa aveva insegnato sempre sull'uso della contraccezione per la limitazione della nascita. Sullo sfondo della richiesta di più democrazia in quegli anni, la maggior parte della gente l'avrebbe trovato evidente se Paolo VI avesse seguito le raccomandazioni del rapporto maggioritario. Tuttavia, la Chiesa non è una democrazia. Essa è guidata dallo Spirito Santo e questo è il caso nella misura più grande nel e per il ministero petrino. Il Papa, che come capo visibile e vicario di Cristo riceve in questo mondo i doni più alti dello Spirito Santo quando si tratta della esposizione del deposito della fede, parlando ex cathedra, può definire la dottrina della fede e della morale in modo infallibile, nella forma di un dogma. Ma infallibili e immutabili può essere anche la dottrina che non definisce, parlando ex cathedra, nella forma di un dogma, il che d'altronde non è successo mai con una norma morale concreta, concernente un atto concreto, come la contraccezione, ma che il Magistero propone qualcosa regolarmente, durante un periodo lungo e in termini seri, sono segni che si tratti di una dottrina infallibile e immutabile, benché questa non sia definita nella forma di un dogma. E questo è molto sicuramente il caso con la contraccezione per la limitazione della nascita. Come abbiamo visto sopra, il Magistero romano ha qualificato regolarmente e continuamente la contraccezione applicata per questo fine come un male intrinseco. Che cosa sono l'essenza e lo scoglio di questa enciclica? Il messaggio essenziale e nello stesso tempo lo scoglio, almeno per molta gente, si trovano nei paragrafi 11 e 12 dell'enciclica. Nel paragrafo 11 Paolo VI dice che la dottrina immutabile della Chiesa è che qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita.
continuando la linea della costituzione pastorale sulla Chiesa in questo mondo Gaudium et Spes, lui osserva che l'atto coniugale conferma e rafforza l'amore coniugale e l'unità degli sposi, che costruisce non un fine ma l'essenza del matrimonio, e alla procreazione come il suo fine essenziale. Ritorneremo ancora su questo. Prima del Concilio c'era una tendenza fra i teologi moralisti, anche cattolici, perché siamo una razza molto speciale, come sapete, c'era una tendenza anche fra i teologi moralisti cattolici di considerare l'amore e l'unità coniugali da una parte e la procreazione dall'altra parte, ambiduo come fini dell'atto coniugale, nello stesso modo come i vescovi anglicani. E anche come i vescovi anglicani, un numero dei teologi moralisti cattolici giustificava l'uso della contraccezione su una ponderazione di questi fini l'uno contro l'altro. Gli sposi dovevano rinunciare talvolta alla procreazione in base alla loro coscienza, usando mezzi contraccettivi per salvaguardare l'amore e l'unità coniugali. Per esempio, in situazioni in cui è necessario delimitare il numero dei figli, ma astenendo da rapporti sessuali, si corre il rischio che l'amore e l'unità coniugali potessero essere messi sotto pressione e che il marito non sia in grado di controllarsi e commettesse adulterio. Sempre i mariti hanno la colpa. Però, signori e signore, il Concilio svata questi tentativi mediante la sua dottrina sul rapporto fra l'amore e l'unità coniugali da una parte e la procreazione dall'altra. L'amore e l'unità coniugali non sono fini del matrimonio, secondo il Concilio, ma sono l'essenza del matrimonio. Secondo l'ordine della creazione, nel quale la legge morale naturale è sostanziata, l'amore e l'unità coniugali come essenza del matrimonio sono diretti di natura alla procreazione come il loro fine essenziale. Su questa dottrina del Concilio è fondato l'insegnamento specifico della umana vita, cioè che i due significati dell'atto coniugale, cioè il significato unitivo e quello procreativo, sono connessi l'uno all'altro inseparabilmente, e che non è lecito che gli sposi li separino l'uno dall'altro di propria iniziativa. Paolo VI dice: tale dottrina, cioè che qualsiasi atti matrimoniali deve rimanere aperto alla trasmissione della vita, più volte esposta dal Magistero della Chiesa, è fondata sulla connessione inscindibile che Dio ha voluto e che per l'uomo non, che l'uomo non può rompere di sua iniziativa. Tra i due significati dell'atto coniugale, il significato unitivo e il significato procreativo. Secondo l'ordine della creazione, in cui la legge morale naturale è sostanziata, l'amore e l'unità coniugale come l'essenza del matrimonio
sono diretti alla procreazione come il loro fine. E se questa dottrina si fonda ciò che dice qui Paolo VI, tale dottrina più esposta dal Magistero della Chiesa è fondata su questa connessione inscindibile fra i due significati dell'atto coniugale. Signore e Signore, l'atto coniugale può essere un'espressione autentica dell'amore coniugale solo quando si rispetta ambidue i significati. L'unione degli sposi in un rapporto sessuale tenero è una dimensione essenziale dell'amore coniugale. E nello stesso tempo il rapporto sessuale tenero fa affascinare gli sposi a vicenda. È spesso un momento di riconciliazione e rafforza perciò l'unità mutua degli sposi e il loro amore l'uno per l'altro. Questa unione come dimensione essenziale dell'amore coniugale, avendo la procreazione come il suo fine essenziale, non deve essere separata di propria iniziativa dagli sposi, dalla procreazione. L'essenza e il fine delle cose non possono essere contrapposti l'uno contro l'altro. Nello stesso tempo, l'amore coniugale e l'essenza del matrimonio non possono essere contrapposti al loro fine, cioè la procreazione. Il fondamento per la norma che agli sposi non è lecito di separare ambidue i significati è costituito, secondo la Humanae Vitae, dal piano creativo di Dio. Dio ha istituito il matrimonio in tal modo che il rapporto sessuale degli sposi conferma e rafforza l'amore coniugale ed è espressione autentica da una parte e diretta alla trasmissione della vita umana dall'altra. Il separare ambidue i significati di propria iniziativa mediante la contraccezione implica che gli sposi provengano, che Dio realizzi il suo piano creativo. Al contrario di ciò che si pensa spesso, la procreazione non è processo su cui solo noi esseri umani abbiamo controllo. Dio crea l'anima, per cui l'embrione concepito dai genitori diventa un essere umano. Dio mette i genitori in azione come collaboratori nella creazione di nuovi esseri umani. Gli sposi, deprivando intenzionalmente l'atto coniugale per mezzo di contraccezione dalla sua fertilità, invertono i ruoli e si erigono come maestri della procreazione invece di essere pronti ad assumere il ruolo che loro hanno secondo il piano creativo di Dio. Loro si erigono allora come arbitratori delle intenzioni di Dio con il matrimonio e la sessualità umana, come dice la Familiaris Consortio nel numero 32. Arriviamo a un punto molto importante. Signori e signore, un numero di fattori che complicava l'accettazione della umana vita è stato menzionato sopra. Vorrei spendere però extra attenzione a un fattore finora non ancora menzionato. E questo concerne infatti che nel ormai lontano 1968
Nel momento della pubblicazione dell'enciclica non si era sviluppata ancora una analisi filosofica o teologica del matrimonio o della sessualità umana che dava gli argomenti per la norma della umana vita. La umana vita stessa menziona nel paragrafo 13 solo l'argomento del piano creativo di Dio, discusso nel paragrafo precedente. Lo era solo negli anni 70 e 80 che un gruppo di studiosi di etica e teologi moralisti hanno sviluppato un'analisi del matrimonio e della sessualità umana, da cui risultavano degli argomenti razionali per la norma dell'umana vita concernente l'uso di contraccezione per la limitazione della nascita. E i protagonisti di questo erano Giovanni Paolo II, che l'ha fatto soprattutto dalla prospettiva della teologia, e il famoso Carlo Cardinale Caffarra, e che ha fatto questo dalla prospettiva soprattutto filosofica. Loro meritano un applauso per questo, assolutamente. Ambedue, facendo questo, prendevano come punto di partenza la descrizione del matrimonio, della costituzione pastorale sulla Chiesa, del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. E il Concilio definisce il matrimonio come una mutua donazione del marito e della moglie. E Giovanni Paolo II e Carlo Caffarra aggiungevano a questa definizione che si tratta di una mutua donazione totale. E la questione cruciale è: che cosa è un dono totale di una persona umana? L'essere umano è una unità sostanziale dell'anima e del corpo. Quindi non solo l'anima e non solo il corpo. La persona umana è descritta nella Gaudium et Spes come corpore et anima unus. L'unità di anima e di corpo l'uomo sintetizza in sé per la stessa sua condizione corporale. Gli elementi del mondo materiale, così che questi attraverso di lui toccano i loro vertici e prendono voce per lodare in libertà il creatore. Non è lecito dunque disprezzare la vita corporale dell'uomo. Ambidue, l'anima e il corpo, costituiscono la persona umana. Un dono totale del marito alla moglie, l'una all'altra, implica perciò un dono a livello spirituale, a quello affettivo e quello fisico. E il dono autentico a livello fisico è costituito dall'atto coniugale, per cui il marito dà la maternità alla moglie e la moglie dà la maternità al marito. Il marito e la moglie, avendo un rapporto sessuale l'uno con l'altra nella fase fertile della donna, ma applicando mezzi contraccettivi con lo scopo di prevenire la concezione di un figlio, bloccano
il mutuo dono totale della paternità e della maternità e la trasmissione della vita a una nuova persona. E perciò intaccano la totalità del loro mutuo dono a livello fisico. Il dono a livello fisico è una dimensione essenziale della donazione totale del marito e della moglie, visto che la persona umana è una unità sostanziale di anima e corpo. L'uso di mezzi contraccettivi con lo scopo di prevenire la procreazione contrasta perciò con l'essenza del matrimonio come mutuo dono totale. Contraccezione è quindi anche un atto innaturale, in questo senso, che contrasta anche con la natura della propria umana come unità sostanziale di anima e corpo. E da questo risulta che l'uso della contraccezione per limitare le nascite è anche un atto contro la castità. La castità è la virtù che realizza una integrazione durevole delle facoltà affettive e quelle fisiche e sessuali nell'intero della persona umana, per cui questo ha dominio di se stesso ed è messo in grado di fare un dono totale di se stesso. Contraccezione contrasta con l'integrazione del dono a livello fisico in quello totale degli sposi l'uno all'altro. Ho ancora tempo? Un po'. Un po'. Quanto tempo? 10 minuti, 5 minuti. Ah, sarò strettissimo. Sì, sì. I cardinali raddoppiano anche questo. Appunto. Infatti ero tentato a dire 10, sì. Poi sono ritornato a 5 perché così... Brevemente alcuni malintesi. Un malinteso che si incontra alle volte è che la Chiesa rifiuterebbe ogni forma di controllo della nascita. Questo è uno sbaglio. Papa Pio XI offriva nella sua enciclica Casti Connubii un'apertura per l'uso del metodo dell'astinenza periodica per il controllo della nascita, poco prima scoperto dal ginecologo giapponese Ogino nel 1930 e dal ginecologo austriaco Knaus un anno prima. Questo metodo poteva essere sviluppato perché alla fine degli anni 20 il ciclo mestruale della donna fu dipanata e si scoprì che lei è fertile solo durante alcuni giorni del ciclo. Il periodo fertile comincia 48 ore prima dell'ovulazione e finisce 24 ore dopo. In merito al fatto che lo spermatozoo è in grado di fertilizzare l'ovulo 48 ore dopo l'eiaculazione e l'ovulo può essere fertilizzato 24 ore dopo la ovulazione. Il metodo del calendario di Ogino Knaus richiede che la donna registri sé fino a 12 cicli. Dopo lei può calcare il primo giorno sottraendo 11 giorni dal ciclo più lungo e l'ultimo giorno sottraendo 18 giorni dal ciclo più breve. Il problema di questo metodo è ovviamente che può essere applicato difficilmente quando il ciclo è irregolare. D'altronde, per regolare il ciclo si può usare la contraccezione ormonale
per alcuni mesi. E questo è accettabile, benché la fertilizzazione sia prevenuto perciò, perché si tratta qui di un uso terapeutico della contraccezione ormonale. In questa situazione l'effetto contraccettivo può essere giustificato come un mezzo collaterale, in termini tecnici come un effetto indiretto, che è affermato nel numero 15 della Umane Vitae. Ovviamente il metodo del calendario classico di Ogino Knaus ha le sue limitazioni, ma mediante diverse addizioni e miglioramenti l'astinenza periodica è definita più affidabile. Se si chiede qualvolta perché l'uso di contraccezione per prevenire la concezione sia un atto intrinsecamente cattivo, mentre l'astinenza periodica è accettabile sotto certe circostanze. Il risultato è infatti lo stesso in ambidue i casi, che i due atti hanno lo stesso effetto non implica che ambidue cadino sotto lo stesso giudizio. La vita può essere abbreviata somministrando una dose letale di medicamenti, ma lo stesso effetto può essere realizzato non applicando un trattamento medico mediante cui si prolunga la vita. Respirazione artificiale, un'operazione, radioterapia o chemioterapia, eccetera. Quando la razione fra la possibilità di salvaguardare la vita da una parte e la possibilità di effetti collaterali negativi e di complicazioni dall'altra parte diventa non proporzionata, è lecito di rinunciare al trattamento, anche se questo può condurre a una morte più presta del paziente. Non c'è un obbligo di salvaguardare la vita mediante mezzi non proporzionati. E lo stesso concerne la procreazione. Non c'è un obbligo, Lo stesso concerne la procreazione quando l'ampliamento della famiglia conduce a conseguenze non proporzionate. Gli sposi non sono obbligati ad avere rapporti sessuali durante la fase fertile della moglie e di trasmettere la vita quando l'ampliamento della famiglia conduce a conseguenze non proporzionate. Al contrario di ciò che assume alle volte, gli sposi non sono obbligati, secondo la dottrina della Chiesa, di avere tanti figli quanto biologicamente possibile. Umane Vitae, numero 10, richiede una paternità responsabile, cioè una paternità in proporzione alla possibilità delle coppie, dal punto di vista fisica, economica, psicologica e sociale. Secondo Umane Vitae, paterna responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Concludo, forse una pietra d'inciampo, ma molto sicuramente un documento profetico. Come i detti dei profeti dell'Antico Testamento e quelli di Gesù e degli Apostoli nel Nuovo Testamento,
erano pietre del ciampo, ma alla fine sono apparsi di essere profetici, lo stesso concerne la umana vita. Nel 1968 questa enciclica era una pietra d'inciampo per molti, ma si pensa francamente, riconoscono anche il suo carattere profetico. E questo per più motivi di cui volevo sottolineare tre. In primo luogo, Paolo VI esprimeva la paura che in vista della debolezza tipica per esseri umani, la disponibilità su larga scala potesse sedurre particolarmente la gente giovane a rapporti sessuali pre- o extraconiugali e ad adulterio. Il Papa esprimeva anche la paura che i mariti potessero perdere il loro rispetto per la moglie come conseguenza dell'uso frequente dei mezzi contraccettivi, chiedendo rapporti sessuali frequenti perché la procreazione poteva essere prevenuta tanto facilmente. Dice questo nella Humanae Vitae numero 17. Quando la Humanae Vitae fu pubblicato, il famoso Summer of Life a San Francisco nel 1967, uno dei culmini della cultura hippie, che a parte l'inizio della resistenza su vasta scala contro la guerra a Vietnam, implicava anche la promozione dell'abuso di droghe e dell'amore libero, ebbe avuto luogo proprio un anno prima. E il Festival Fall Woodstock, una manifestazione hippie con lo stesso tenore, si sarebbe svolto un anno dopo. La rivoluzione sessuale nella seconda parte degli anni Sessanta ha mostrato che la paura di Paolo VI era tutt'altro che infondato. In secondo luogo, la Humanae Vitae ha preparato la strada per i documenti Donum Vitae del 1987 e la Dignitas Persona nel 2008, due istruzioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, fra l'altro sugli aspetti etici della riproduzione artificiale. Nella riproduzione artificiale vediamo un'immagine speculare di ciò che accade nel caso della contraccezione. Contraccezione implica rapporti sessuali senza procreazione, mentre riproduzione artificiale implica procreazione senza rapporti sessuali. In ambedue i casi, i due significati dell'atto coniugale sono separati l'uno dall'altro di iniziativa degli sposi. Quando Paolo VI fosse ceduto alla pressione grande esercitata su di lui per cambiare la dottrina della Chiesa sulla contraccezione, la Chiesa sarebbe stata sforzata forse a cambiare anche la sua dottrina sulla riproduzione artificiale? In terzo e ultimo luogo, siamo confrontati adesso con le conseguenze demografiche dell'introduzione della contraccezione più di un mezzo secolo fa. La riduzione rapidissima della nascita dagli anni Sessanta ha condotto all'attuale invecchiamento della popolazione nel mondo occidentale, che rende la salute difficilmente pagabile, particolarmente in un prossimo futuro.
Molta gente anziana fa un appello a essa, mentre non è sempre facile trovare un numero sufficiente di giovani per curarla. Alle volte migranti sono necessari per adempiere i posti di lavoro vacanti, perché molti baby boomers stanno andando in pensione e perché gli europei non sono pronti a assumerli. Il rischio non è immaginario che la cultura occidentale sia sostituita da un'altra cultura in un futuro anche non lontano. Signori e signori, secondo l'aspettativa, Paolo VI sarà canonizzato nel mese di ottobre di quest'anno. Questo sarà la canonizzazione di uno dei preveti più grandi nel nostro tempo, che ha fatto risplendere la verità come pochi altri. Grazie della vostra attenzione. Grazie veramente a questa meravigliosa lezione del Cardinale Eick, che ha offerto moltissimi spunti. Purtroppo però, come ha detto lui, da Cardinale è andato un po' oltre nei tempi, quindi io adesso devo correre un po', però grazie veramente. Intanto saluto, perché è arrivato in questo momento, il Vescovo di Brescia, Sua Eccellenza Monsignor Tremolada, che se volesse... Non so se vuole offrire un saluto, anche lei può salire dopo, benissimo. Quindi adesso intanto volevo anche farvi notare velocemente queste statue che abbiamo, che sono presenti in sala, sono dello scultore Alfonso Fortuna, vicentino, che sono state scelte perché esprimono appunto lo stupore per la vita, che è al cuore dell'enciclica di Paolo VI.